fare tesoro dell'esperienza maturata durante la pandemia riguardo il problema della scuola e della didattica a distanza, si deve necessariamente ascoltare la voce degli insegnanti e fra questi proprio di quelli che sul campo hanno cercato, tramite le nuove tecnologie, di continuare a fare scuola con i bambini e i ragazzi più piccoli. Ad agosto 2020 l'insegnante Pietro De Angelis ha pubblicato un libro per la Castelvecchia Editore di Roma dal titolo «La scuola a scuola contro la didattica a distanza». Questo scorrevole e incisivo saggio, che si conclude con un breve manifesto contro la DAD in 10 punti, è frutto dei suoi primi 20 anni di esperienza come docente di scuola primaria messi a confronto con l'ultimo anno 2020 funestato dal Covid-19. Secondo questo giovane docente, ogni didattica non può che nutrirsi di comunità e di presenze, ovvero di corpi che interagiscono insieme, in uno stesso spazio, in uno stesso tempo. Ogni tentativo di rompere questa unità è destinato a produrre effetti distruttivi su qualsiasi processo di insegnamento e apprendimento, rendendolo di fatto impossibile. La scuola quindi non può esistere altrove, la scuola si può fare solo a scuola. Secondo De Angelis, quando a marzo 2020 la didattica a distanza è stata imposta di colpo al mondo scolastico e alle famiglie italiane, ha avuto l'effetto di una rivoluzione copernicana. In pratica, nell'arco di pochi giorni e senza alcuna possibilità di preparazione, la scuola si è trovata ad affrontare una delle sfide maggiori che le siano mai state poste. A fronte dello sforzo generoso di molti genitori e docenti, questa didattica emergenziale ha svelato da subito tutti i suoi limiti, le sue mancanze e le sue contraddizioni, dimostrando, semmai ce ne fosse stato bisogno, che non può esistere altra didattica se non quella in presenza. Che non si può separare il corpo del docente da quello del discente, senza con ciò creare un vuoto che nessuna tecnologia potrà mai colmare. La DAD non è solo una non didattica, ma soprattutto per alcuni è un'idea di futuro, o direi un'ideologia di futuro, la scuola ibrida permanente, come la definisce De Angelis, immersa in una dimensione di digitalizzazione forzata e pervasiva, diretta a un domani che non dovremo proprio aver fretta di sognare. Occorrerebbe però fare tesoro di una verità confermata sul campo durante i 12 mesi di scuola Covid. Senza una relazione non si può avere insegnamento, ma al massimo trasmissione di mere conoscenze e soprattutto la DAD ha lasciato indietro gli alunni disabili con disturbi dell'apprendimento, di bisogni educativi speciali o che vivono in situazioni di disagio economico, deprivazione culturale o abuso domestico. In definitiva, la distanza è la negazione di ogni didattica e la didattica è la negazione di ogni distanza. Come ha affermato l'esperto di pedagogia Gianfranco Zavalloni, che viene citato dall'autore, per crescere educativamente bisogna creare relazioni, perdere tempo, comunicare con i gesti, con le parole, con gli sguardi, ascoltare gli umori, gli odori, i sapori, le emozioni, usare le mani, il sorriso e il tempo, fare esperienze vive, concrete, non virtuali.